Giulia, oggi siamo qua per fare un altro video a tema Zero Waste e questo è un video che ho visto molto spesso ultimamente dove le persone parlano delle 10 cose Zero Waste che amano più in assoluto. Quindi oggi vi farò vedere alcune cose del mondo Zero Waste che io sto amando alla follia e che utilizzo da un sacco di tempo e che mi piacciono tanto. Insomma, ci siamo capiti, vi dirò 10 cose molto random che non c'entrano l'uno con l'altra ma che sono praticamente tutte cose scoperte grazie a Zero Waste. Primissima cosa della quale voglio parlare è la spazzola per piatti, questa è nuova di Zecca, perché la mia altra spazzola l'ho usata praticamente 2 anni cambiando la testina una volta e questa parte purtroppo si è molto molto rovinata, questo cosino era cascato, però insomma questa è una spazzola per piatti fatta solo di materiali naturali, è compostabile, quindi alla fine della sua vita togliete solo i pezzettini di metallo che mettete nel riciclaggio e invece le altre cose potete metterlo nell'umido tranquillamente. Adoro questa spazzola, la adoro tantissimo. Io ovviamente non vi mento, ho la lavastoviglie. Dimentico sempre le cose. La lavastoviglie, quindi ovviamente non lavo proprio tutto a mano, però tutte le cose che lavo a mano le lavo con questa, con del sapone solido e l'amo da impazzire. Questo è un brand e questo è della Redecker. Queste sono fibre naturali, ecco perché tutto si può compostare per bene, cosa a differenza delle spugnette che non si può, poi puzzano a un certo punto le spugnette e dai. Questa spazzolina la potete trovare sul Friendly Shop Italia, quindi vi lascerò il link direttamente così se volete comprarlo. E ovviamente la cosa fica è che appunto si può cambiare la testina. Quindi quando questa testina pensate che non sia più buona, che non ci avete più voglia di utilizzarla, comprate solo la testina in modo da non ricomprare la spazzola al completo. Io ovviamente ho ricomprato la spazzola al completo dopo 2 anni, che comunque non è malaccio come utilizzo, però c'è gente che lo usa anche di più perché magari dopo 2 anni è ancora messa benissimo. E niente, quindi questa è una delle mie cose fave. Prossima cosa è lo shampoo solido. Allora, questo lo utilizzo da gennaio, quindi come vedete c'è ancora un bel po' di materiale, probabilmente durerà ancora altri 2-3 mesi, anche molto di più. Io adoro lo shampoo solido proprio perché è piccolo, si può trasportare bene, guardate il piccolo spazio che occupa anche nel vostro bagno, nella vostra valigia, in qualsiasi cosa dovete metterlo, e appunto ha un costo ovviamente più elevato dei classici shampoo che trovate in bottiglia, però questo vi durerà tanto, 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 ma tanto di più, quindi non fermatevi al prezzo, non fermatevi al fatto, oddio, costa un tacco di soldi rispetto al Garnier merda che trovate al supermercato, perché giustamente questo vi durerà molto di più, quindi i soldi diciamo che li recuperate grazie a questo, proprio perché lo investite all'inizio, ci investite all'inizio. Così, oddio, sembra che io tipo dica che dovete passarci sopra con la macchina. Non passateci sopra con la macchina con lo shampoo, sullo shampoo solido, non siate cattivi. Terza cosa, la coppetta. Ovviamente io ero una di quelle che schifo la coppetta, non mi va di utilizzare la coppetta, invece la adoro, è tipo la cosa più bella al mondo. Ovviamente, come già detto, so benissimo che non tutte le persone possono utilizzarla, non tutti vogliono utilizzarla, non c'è niente di male nel non voler utilizzare la coppetta, ci sono altri metodi alternativi per il ciclo, se volete avere un ciclo più sostenibile. Io ci ho fatto un video a riguardo, ve lo lascerò linkato, ho fatto un video anche sulla coppetta in generale, anche un video sul ciclo, quindi se volete andare a vedere potete andare a vedere, però io la coppetta veramente la adoro tantissimo, il mio ciclo non l'ho mai vissuto così bene. Ovviamente la coppetta è anche, come si dice, meno tempo, ci perdi meno tempo dietro, perché a differenza magari delle mutande lavabili o degli assorbenti lavabili o qualsiasi cosa lavabile che esista là fuori, cioè è meno impegnativa, però ovviamente non tutti devono trovarsi bene per forza. Io mi sto trovando da Dio, la adoro, la utilizzo ormai da 1 anno e mezzo e perché non hanno cercato di convincermi prima, non lo so, però sì, veramente adoro. Prossima cosa che non è un oggetto Zero Waste, ma che l'ho scoperto grazie al Zero Waste, è il Caffeine Solution di The Ordinary. Io di Ordinary forse vi ho fatto già una testona grande così, di quanto io ami questo brand, però sì, The Ordinary tipo è diventato il mio brand preferito in assoluto, li adoro, tutti i loro prodotti sono fantastici, hanno packaging minimal, tutto in vetro, e niente, i loro prodotti oltretutto costano pochissimo, quindi non rischiate la bancarotta per fare un pochino di skincare, quindi se anche se volete più milioni di prodotti nella vostra skincare, comunque con The Ordinary non rischiate di farvi prendere la casa. Sì, ok. Quindi questo lo uso per il contorno occhi, quindi prima
prima utilizzavo una crema che costava 40 euro. 40 euro per un cacchio di crema per il contorno occhi. E quasi tutte le creme mi bruciavano il contorno occhi. Invece da Capri Solution lo uso ormai da quasi 2 anni. Ed è tipo il mio bimbo. Cioè, se un giorno decideranno di toglierlo dal mercato, io mi farò legare fuori dalla compagnia e mi rifiuterò. Sì. Sì. Prossima cosa, l'avete visto nel mio ultimo video, che è la spazzola per lo scrub, perché appunto vi ho parlato del fatto che ho finalmente iniziato a farne buon uso dei prodotti che ho comprato all'inizio del mio percorso Zero Waste, in cui pensavo di avere, che avevo bisogno di tutto. Invece ho iniziato a utilizzarla proprio per fare scrub, quindi adesso, prima compravo ancora lo scrub per il corpo, adesso ho detto meh, quindi ho smesso di comprare lo scrub per fortuna. L'ho anche finito da poco, quindi adesso uso semplicemente questo per scrub e devo dire che funziona molto molto meglio. Ovviamente ci sono anche tanti scrub che potete fare in casa, assolutamente, ma io sono una persona molto pigra, quindi perché fare cose quando posso semplicemente prendere questa spazzola, spazzolarmi per bene e finirla là, no? Ecco. Quindi sì, questo è un altro prodotto che è rientrato da poco nei miei preferiti, proprio perché vedo che sta facendo bene il suo lavoro. Prossima cosa è la French Press, che forse non sapete manco cosa sia, perché non è così conosciuta. Scusatemi, è appena stata lavata, quindi non fateci caso, per favore, che sia non sia ancora ben asciutta, però vabbè, pigra nell'asciugare, ecco, perfetto. La French Press l'ho scoperta in Nuova Zelanda, perché tutti usano la French Press lì per fare il caffè. Quindi ovviamente come funziona? Funziona che voi ci mettete il caffè, ci buttate sopra l'acqua calda e poi lasciate un pochino amalgamare il tutto, poi fate prrr, e sul fondo verrà bloccato il caffè, quindi tutti i chicchi di caffè, e poi qua ci avrete la cosa che effettivamente potete bere. Io questa non la utilizzo tanto per il caffè, perché comunque ho la macchina da caffè, alle volte la utilizzo per il caffè perché se voglio fare tipo una quantità industriale in maniera veloce, perché la mia macchina da caffè ha anche la caraffa, quello del caffè stile americano, è solo che ci mette sempre un botto a fare, cioè devo aspettare un bel po' prima che effettivamente quella caraffa sia piena, mentre con questo basta che io riscaldi l'acqua, butto caffè e perfetto. Però lo utilizzo tantissimo per il tè, perché avendo io il tè sfuso, sempre e comunque, è molto comoda da buttare semplicemente le foglie di tè, ci butti l'acqua, lasci un pochino tutto perfetto e poi c'hai un botto di tè a tua disposizione. Quindi questa cosa mi sta piacendo tantissimo, ne avevo bisogno, forse no, però mi sta piacendo tanto e la utilizzo tutti i giorni. Prossima cosa sono le pastigliette per il dentifricio. Lui purtroppo le detesta, quindi non le utilizza mai. Io invece le adoro, e le adoro soprattutto per quando, per esempio, si va a fare qualche viaggio, perché occupano un poco spazio, posso prenderle anche nel mio bagaglio a mano, perché giustamente sono delle pastigliette, quindi non è che me le buttano via. E poi sono appunto, io le trovo molto molto comode, mi stanno piacendo tanto. Ovviamente abbiamo anche un dentifricio, perché purtroppo l'uomo de casa non ama questo, però a me piacciono tantissimo. Queste sono della Georganics e sono Spearmint, e a me piacciono tanto. Ovviamente la sensazione non è la stessa come con dentifricio, però io le adoro veramente veramente tanto, e cerco però comunque di alternare con il dentifricio, anche perché lavarmi sempre con questo è un po' strano, però per i viaggi trovo che siano tipo l'opzione migliore, ecco. Prossima cosa è il Safety Razor, che ovviamente è un... Vi ricordate che ficata? Si apre così, si prende la lametta e si chiude e si utilizza. Allora, se vi depilate, è un'ottima alternativa agli rasoi usa e getta, perché so che non tutti possono farsi la ceretta, so che non tutti sopportano il dolore del silk peel, perché anche il silk peel sarebbe tipo un'opzione super super più friendly, diciamo, per anche più, come si dice, meno costosa anche della ceretta, perché appunto te la fai a casa tua da sola, solo che ovviamente il silk peel non è adatto per tutte le zone, mentre con questo potete fare tutto ciò che volete. Io ovviamente il rasoio lo utilizzo solo per le ascelle, perché sì, non ho peli sulle gambe e down there uso la ceretta. Quindi, sì, questa è tipo la cosa più fica al mondo, perché giustamente quando comprate il rasoio ci sono delle lamette. Quindi sì, vi darò un botto, quindi risparmiate soldi nel comprare sempre l'usa e getta, sempre e comunque. E ovviamente guardate che stile, cioè volete mettere...
Prossima cosa sono i panetti in cera. Allora, io ho già fatto un video dove faccio vedere come fare i panetti in cera, se vi va di fare questo DIY, l'unico DIY che trovate sul mio canale, perché come ben sapete io non amo tanto i DIY. Questi sono quelli fatti da me ancora un botto di tempo fa, credo un anno fa io li abbia fatti. Ovviamente non sono questi pelli, cioè se fate con paragone a questi che ho comprato. Insomma, però io ho fatto ovviamente dei panetti tipo enormi, in modo da poter coprire anche la mia faccia. E quindi niente, questi panetti li adoro proprio perché appunto questi vanno a sostituire l'utilizzo di pellicola che utilizziamo in cucina. Io tante volte ovviamente uso anche dei contenitori in vetro che hanno già il coperchio, quindi per conservare il cibo top, però questi sono molto utili quando, non so, ci avete mezzo limone, una mezza cipolla, una mezza patata che vi fate mettere in frigo, sono molto utili, oppure per i piatti che appunto non avete un coperchio. E niente, io li adoro tantissimo, sono tipo la vita. Non serve per forza averli, però se siete tipo dipendenti dalla pellicola ve li consiglio tantissimo. Ovviamente hanno il loro costo, se ve li fate a casa vostra costano molto molto di meno, però anche quelli che comprate sì hanno un costo, ma come tutte le cose zero waste, queste cose sono riutilizzabili, hanno un certo costo, però col tempo, con tutto l'utilizzo che ne farete, recuperate i soldi, diciamo, in un certo modo. E niente, quindi io ho deciso di comprarne degli altri proprio perché i miei stanno andando un po' stanno un po' andando verso la fine, cioè magari dureranno un altro annetto, due, perché anche quelli che comprate in commercio non è che durano tutta la vita proprio, però appunto potete comunque sempre metterci della cera e ripassarli un attimo con della cera e ritornano come nuovi, diciamo. Però sì, hanno un utilizzo veramente, veramente maggiore rispetto alla pellicola, che tipo mia madre, lei faceva un uso esagerato della pellicola e quando ci penso mi viene molto molto male. E niente, basta, quindi questi sono bellissimi, li adoro. Poi ovviamente li potete anche usare come per portarvi dietro gli snack, tipo se avete un panino potete metter qua, imballate, buttate in borsa e stiamo a posto. Non rimane il gusto, rimane un pochino di odore perché giustamente sono fatti con la cera d'api, però non rimane il gusto, quindi sentirete un pochino di odore di cera, ma va bene così. Quindi sì, sono bellissimi. Ultimissima cosa della quale voglio parlare sono i fazzolettini riutilizzabili, forse ve li ho già fatti vedere in qualche video, non ricordo più. Allora, questi sono dei fazzolettini riutilizzabili fatti da una ragazza qua a Montreal e fa questi cestini così, con tipo 12 o 24 fazzolettini, decidi tu quali prendere, e qua c'è tipo la piccola poubelle, la piccola tipo, come si dice, piccola, cioè dove tu butti le cose sporche, e quindi quando questo si riempie, diciamo, butto la lavatrice, lavo e rimetto a posto. Io allora ne ho due, così da 24, ne ho uno in soggiorno, questo lo tengo in cucina, e ho intenzione di prenderne un altro con i fazzolettini neri per il trucco, perché quando io mi trucco ho bisogno di un fazzoletto per pulire, diciamo, il pennello o sbattere un pochino il pennello dal colore, eccetera eccetera, e ho deciso di prenderli neri proprio perché è meglio. E niente, quindi questi li trovo veramente veramente belli, come ben vedete, se vedete il mio background, ho ancora dei Kleenex proprio perché qua ho comprato un botto di Kleenex tempo fa e sto ancora cercando di finirli, ma ne sto usando molti molti meno, quindi questi sono veramente il salvavita. E poi un'altra cosa che questa ragazza fa sono questi portabili, che tipo qua ci sono quattro fazzolettini, tu lo utilizzi quando è sporco, lo metti in questa taschina qua e chiudi, e niente, quindi quando te va di lavarli butti in lavatrice, fine. Quindi questo io ce l'ho in borsetta, questo è di lui il mio in borsetta, e niente, quindi questi sono proprio belli. Ok, bene, forse ce l'ho fatta a fare un video più corto del solito, pazzesco. Niente, io fermo il video qua, ho detto 10 cose, sono abbastanza convinta di aver detto 10 cose. Fatemi sapere le vostre cose, se avete scoperto delle cose zero waste che non ne potete più fare a meno, perché io per esempio di queste cose che vi ho appena nominato non credo di poter fare a meno. Quindi fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!